Brevissimo, vi do il benvenuto a questa conferenza stampa, seconda conferenza stampa, dopo 4 giorni di lavori. Sapete che tipo di lavori sono stati fatti, qual è l'obiettivo che ci siamo dati, che a fianco a me e Andrea Dantri, presidente del comitato scientifico della Malatestiana, è proprio dal comitato scientifico che è partito l'impulso per avviare, riprendere in mano una ricerca importante, il 600° anniversario della nascita di Novello Malatesta. Quindi ritenevamo significativo riprendere questa ricerca proprio in riferimento al fondatore della biblioteca malatestiana. Io non starei a dilungarmi perché credo che sia importante entrare subito nel merito dei lavori, lascerei la parola al sindaco. Io sarò particolarmente breve, vale la pena di ascoltare il dottor Francesco Maria Galassi e dopo di lui il dottor Agostinelli della nostra sovrintendenza, perché è a loro che si deve l'impegno particolare. Credo ci sia molta curiosità rispetto alle cose che Galassi oggi ci racconterà. Mi permetto di fare una serie di ringraziamenti e di fare una valutazione di carattere generale con un impegno. I ringraziamenti sono a chi ci ha lavorato, questa è stata una straordinaria operazione di squadra che ha messo assieme a partire dalla biblioteca, dal nostro comitato scientifico della Malatestiana, gli scienziati che ci hanno lavorato, la sovrintendenza, una squadra che si è impegnata molto per garantire la restituzione di un pezzo di storia della nostra città. È stata un'operazione scientifico-storico-identitaria per noi, così la definirei, poiché si è creata in questi giorni moltissima curiosità, è stata una curiosità positiva tra i cesenati. Grande richiesta di informazione, ma c'è anche una grande consapevolezza di quanto quello che si è vissuto sia stato un momento sul serio di grande valenza storica. Per questo, ed è l'annuncio di oggi, l'impegno che ci siamo presi qualche minuto fa con Galassi, che credo troverà il consenso anche della sovrintendenza, lo dico anticipando un rapporto che si è molto consolidato nel corso degli anni e che è particolarmente positivo, in particolare con Emilio Agostinelli, prima della fine dell'anno, l'idea è quella di produrre un convegno che racconti ciò che è successo nel corso di queste straordinarie 4 giornate, poiché riusciremo a comprendere ancora meglio nel corso delle prossime settimane, e anche una pubblicazione che ci metta nelle condizioni di lasciare ai cesenati il massimo delle informazioni. Il percorso quindi si è avviato, non si conclude oggi, ma anzi sarà un percorso di grande coinvolgimento della nostra città. Se siete d'accordo, cederei la parola a Galassi chiedendogli di raccontarci un po' di cose. Abbiamo con noi, come avete visto, anche Agostinelli. Terminata la loro parte di racconto, naturalmente saremo a disposizione dei giornalisti per rispondere ai quesiti che dovessero esserci. Prego. Facciamo bene, certo. Buongiorno, grazie. Sì, grazie della presentazione, ma la collaborazione della sovrintendenza con il Comune di Cesena è più che doverosa, è importante, sicuramente consolidata da diversi anni. Ma io dirò pochissime parole. Innanzitutto per il saluto del sovrintendente Cozzolino, della dottoressa Cinzia Cavallari, collega archeologa, come ha seguito questi interventi. Naturalmente l'importanza scientifica dei resti è sicuramente molto molto elevata, ma dal nostro punto di vista e dal mio di architetto, analogamente, era il cercare di condurre un intervento quanto più corretto possibile nei riguardi del gioiello della sala quattrocentesca della Malatestiana. E pertanto, con la nostra presenza in modo così, un po' così dire, spasmodico, nel fare la massima attenzione per riuscire da prima ad individuare esattamente, senza portare danni al monumento, alla parte architettonica, e quindi nello studiare tutte le modalità più meno invasive, potrei dire, più chirurgiche possibile per accedere all'urna nel modo migliore e per facilitare anche poi eventualmente, successivamente, poi naturalmente si vedrà, comunque ecco, per sottrarre quanto meno materia possibile al bene architettonico, cercando di trarre la massima informazione possibile. Tutto qui, ecco, poi passo la parola al professor Galassi, che avrà le cose più interessanti da dirci. Grazie. Grazie, grazie a tutti per essere qua. Ci tengo in modo particolare a ringraziare il Comune, la persona del Sindaco, dell'Assessore,
la Biblioteca Malatestiana e anche la Soprintendenza per il grandissimo lavoro, come lei diceva prima, di coordinamento e di collaborazione. Ora, fare questo genere di ricerche non è mai semplice, perché non si sa a cosa si va incontro, non si ha ben chiaro quali potrebbero essere i risultati, quindi bisogna essere molto cauti. Quindi tutto quello che io vi dirò oggi e che vi dirò nei prossimi mesi, che pubblicheremo, sarà esclusivamente l'esito di una lunga ricerca approfondita combinando aspetti storici ed aspetti scientifici. Qui nessuno vuole dire identifichiamo ad ogni costo novello nella testa. Noi vogliamo sapere che cosa successe 200 anni fa, quando nel 1811 furono ritrovati dei resti mortali poi collocati in Malatestiana e da quel momento attribuiti, nel corso anche di successive esplorazioni, al signore rinascimentale tardo medievale di Cesena. Come avete visto, abbiamo iniziato il nostro studio rimuovendo l'urna dal luogo di sepoltura. L'urna è stata aperte, dall'interno abbiamo trovato degli elementi molto interessanti, in particolare due tubi di piombo contenenti delle pergamene, le quali non sono però state ancora srotolate per evitare appunto che si frantumassero, e quindi d'accordo con la Soprintendenza abbiamo deciso di procedere ad una apertura con degli specialisti di queste tecniche e dal restauro che probabilmente avverrà qui in Malatestiana. Questo sarà veramente molto interessante, perché vedremo che cosa è stato scritto nel corso delle precedenti esplorazioni della tomba. Per il resto si tratta di resti umani associati ad altri elementi, tra cui alcune ossa animali, in particolare tre ossa animali, alcuni resti di legno, molto probabilmente provenienti dalle cassette lignee in cui le ossa del presunto Malatesta novello si trovarono, e molto interessante anche il ritrovamento di due suole di scarpe, di una qualche calzatura dell'epoca, molto ben conservata una in particolare, che secondo una studiosa del costume dell'epoca dell'Università di Bologna, sede di Rimini, che ci ha accompagnato nell'analisi l'altro giorno, la dottoressa Elisa Tosi Brandi, sono tipiche di quel periodo storico, quindi del 400. Su queste scarpe verrà effettuato comunque un esame del radiocarbonio per verificare appunto se lo stile, l'epoca di produzione coincidono. Per quanto riguarda le ossa animali non possiamo dire moltissimo, dal momento che molto probabilmente provengono dal luogo di sepoltura originaria di questi resti, ma stiamo comunque indagando anche su quel fronte. Venendo agli aspetti più interessanti, ossia le ossa umane, posso dire che sono appartenenti ad un unico individuo, non sono molto ben conservate e sono molto frammentate. Molte di queste ossa, per esempio, difettano delle porzioni terminali, quindi non è molto facile misurare e avere un'idea precisa di quella che era la statura di questo individuo. Però applicando delle formule possiamo dire che molto probabilmente l'individuo aveva una statura all'incirca sul 1,70 m, anche se però dobbiamo fare ulteriori verifiche in questo senso, quindi non prendete il dato come definitivo. È molto interessante notare come manchino dei dati certi sullo scheletro che ci permettano di identificare il sesso dell'individuo, ma a partire da questa porzione dell'osso, il processo mastoideo, molto ben conservata, l'unico frammento del cranio conservato, saremmo portati a pensare ad un individuo di sesso maschile. Per quanto riguarda l'età, anche qui di non facile determinazione, visto lo stato di conservazione dei resti, ci sentiremo di parlare di un individuo di almeno, forse superiore ai 30 anni di età, allo stesso tempo non dimostrante i tipici segni dell'artrosi, per esempio a livello delle ossa del piede, quali si vedono in persone sulla cinquantina. Noi sappiamo che Malatesta novello morì a 47 anni, quindi io parlerei di un individuo
potenzialmente di sesso maschile di almeno 30 anni. Questo è quello che mi sento di dire a livello dello scheletro. Non è rimasto molto di questo scheletro, dicevo, soprattutto le ossa degli arti inferiori, qualcosa della mano destra e un piccolo frammento del cranio. Chiaramente un frammento molto piccolo, non immaginatevi qualcosa che ci permetta una ricostruzione del volto, in questo caso è totalmente fuori discussione. Per quanto riguarda le ossa delle gambe, degli arti inferiori, è interessante notare come vi siano tracce di una periostite, ossia un'infiammazione degli strati superficiali dell'osso. Ora, le fonti storiche parlano di un'invalidità dopo il 29° anno di vita di Novello Malatesta, però non si sa bene di quale malattia si trattasse. Chiaramente una periostite di questo tipo avrebbe potuto dare una certa qual invalidità, però voi capite bene come si tratti di prove totalmente non definitive. Quello che io ritengo decisivo a questo punto consiste di tre aspetti. Uno, eseguire il radiocarbonio su questi resti umani e vedere a quale periodo storico questi appartengono, perché se questi appartenessero al 1700 o al 1800 la questione sarebbe già chiusa. Qualora appartenessero al 1400, beh, allora in quel caso si aprirebbe uno scenario interessante. Non potremmo dire che si tratta di Novello Malatesta, ma diciamo avremo più elementi che vanno in quella direzione. A quel punto sarebbe necessario un campione di tessuto proveniente dai resti mortali di altri membri della famiglia Malatesta. Pensiamo alla mummia di Pandolfo III, il padre, sepolto a Fano, studiato molti anni fa all'Università di Pisa, o alle spoglie mortali di Sigismondo Pandolfo Malatesta, conservate presso il Tempio Malatestiano di Rimini. Ma questo genere di indagini richiederebbe molto tempo, sarebbe molto onerosa anche da un punto di vista economico e in ogni caso sarà presa in considerazione qualora l'esito del radiocarbonio fosse compatibile col periodo storico in questione. Quindi al momento non si parla di DNA ma di radiocarbonio. Altro elemento, quindi questo studio preliminare di questi giorni non ci permette di escludere che i resti siano quelli di Domenico Malatesta. Allo stesso tempo non ci permettono di confermare che si tratti di Domenico Malatesta, quindi ci vuole grande cautela. Quello che è molto importante è però l'avanzamento della conoscenza grazie a questo studio. Infatti fino a qualche tempo fa non si sapeva cosa giacesse dietro la lapide, quale fosse lo stato di sepoltura e di conservazione di queste ossa. Quindi noi possiamo dire che quanto abbiamo studiato questi giorni corrisponde esattamente a quanto le fonti storiche descrivono ai primi dell'Ottocento. Quel che fu trovato nel 1811 e fu lì sepolto e esplorato numerose volte nel corso della storia, tra cui l'ultima volta nel 1905, è quello che noi abbiamo studiato questi giorni. Questo è quello che mi sento dire. Se poi queste spoglie appartengano o meno a Domenico Malatesta, credo occorrerà un po' di pazienza. Non fatevi grandi aspettative, ma l'elemento fondamentale appunto era quello di chiarire che cosa vi fosse dietro la lapide. Io credo che a livello storico e scientifico questa sia un'indagine molto importante. E poi stiamo già ragionando, oltre che ad una serie di pubblicazioni scientifiche su riviste certificate, perché credo insomma queste cose vanno anche documentate in maniera citabile da parte di colleghi e studiosi, anche a un evento pubblico di presentazione dei risultati entro la fine del 2018, speriamo qui in Malatestiano, penso insomma ci sia volontà, e anche, come dicevamo precedentemente, alla pubblicazione di un testo di natura divulgativa quale può essere una pubblicazione come quella fatta nel corso dello studio dei medici a Firenze qualche anno fa. Questo studio non è uno studio ad hoc, semplicemente su un unico caso, ma rientra nel contesto delle mie ricerche sulle malattie
e l'identificazione dei membri della famiglia Malatesta. Comprende anche lo studio del cranio attribuito a Leonida Malatesta presso il Museo di San Giovanni in Galilea, comprende uno studio storico-medico approfondito sugli studi eseguiti fino al 1950 su Sigismondo Pandolfo Malatesta e potenzialmente può espandersi appunto anche in una direzione riesumativa, ma chiaramente insomma dobbiamo procedere per passi. L'importante è che ad ogni studio la conoscenza venga ampliata e il tutto poi rientrerà chiaramente nel contesto dei grandi studi storici su Cesena e paleopatologici e antropologici a livello italiano mondiale. E concludo, poi se avete qualche domanda, qualche anno fa tenemmo una bella conferenza a Ravenna e in quell'occasione ebbe anche un po' la baldanza di dire che la Romagna avrebbe avuto il potenziale per essere uno dei principali centri per la paleopatologia in Italia negli anni a venire. Insomma, all'epoca mi presero un pochino, come dire, un po' di finita. Eppure, se pensiamo che a Rimini abbiamo descritto il caso più antico al mondo certificato di ictus in una mummia naturale, qui stiamo acclarando un mistero storico di questa portata e di uno dei padri del Rinascimento, tanti altri studi in corso, ebbene io penso che siamo sicuramente nella direzione di fare una scuola anche per tanti in giro per il mondo. Grazie. Ecco, ci sei. È la dottoressa Cavallari da Bologna. Prego. Prego. Pronto? Sì. Ci siamo. Sento malissimo. Così? Così sento. Eccomi. Ecco. Magari se ci può raccontare qualcosa lei di questa... Io vi racconto che ovviamente si tratta di un'operazione significativa di grande interesse che la presidenza, che si è tagliata, si è tagliata, si è tagliata, poi che lei ha analizzato siti rapidissimi, tra un sopra di traccia di uno studio della ricerca molto interessante, che è stata eseguita con tutta una serie di competenze da presentarci da Stato, di programmati, dall'amministrazione comunale, che ha pensato questo tipo di intervento, di approfondimento, che ha avuto di vista o creato questa ricerca specifica. Figura di così grande fastidio per la città, sarebbe opportuno anche accennare lo studio alle ricerche che sono state condotte circa 10 anni fa nel complesso della Valle Cristiana e quindi tutto il cavo archeologico che è stato condotto ovviamente nei resti del complesso monumentale, diciamo antico. Il tempo è passato, dall'altra parte i tempi della ricerca a volte non seguono immediatamente lo scavo archeologico di indagini, ma noi stiamo affiancando anche Marino Rezzotti nella pubblicazione dello scavo, che non sarà una pubblicazione esecutiva di tutti gli interventi e che potrebbe appunto completarsi con lo studio delle sepolture medievali, post-medievali, che del resto con il suo Galassi ha già acquisito e per il quale ha fatto un intervento di studio preliminare. Quindi ovviamente le comunicazioni di questo tipo di intervento è giusto che siano tempestive e immediate, perché immagino che la cittadinanza, l'amministrazione, tutti siano interessati a conoscere. Dal punto di vista della sovrintendenza, calare questa iniziativa in un contesto più ampio, che è quello di tutte le informazioni che possiamo vincere da uno scavo archeologico, in cui sono state individuate anche le fonti di età medievale e post-medievale, sarà sicuramente in futuro anche un arricchimento di questa iniziativa interessante. Bene, grazie, grazie. Grazie. Sono domande? No.
Malatesta. L'amministrazione comunale ha già pensato a dove saranno collocati, se rimarranno in Malatestiana, se andranno nella futura Pinacoteca di Cesena, come... No, direi che è troppo presto per deciderlo, lo valuteremo a seconda delle risultanze, degli approfondimenti scientifici che in realtà partono solo in questa fase. Però chiedo scusa, adesso vi mettete là o no? Adesso l'urna che cosa che fine fa? Cioè viene più smato la. Beh, io parlavo prima di un approccio molto conservativo. Nel mio brevissimo intervento ho soprasseduto a tutte le indagini, da prima documentarie, d'archivio, poi dopo non distruttive, poi pian piano con l'endoscopio per individuare l'urna stessa, e quindi solo successivamente, quando dopo tutto questo lavorio, forse un po' tecnico, molto simile anche a certe tecniche chirurgiche, infatti parlo di endoscopio, termografia, analisi di vario tipo non distruttive, eccetera, ci hanno consentito di estrarre la sola lapide senza, quasi avendo certezza, perché abbiamo avuto anche al terzo tentativo, siamo riusciti un po' fortunosamente, un po' anche con tutta una serie di valutazioni prima, a individuare l'urna. Quindi sicuramente con questo approccio è stato un approccio già quanto più conservativo possibile per rendere possibile l'accesso a queste analisi. Beh, la parte successiva naturalmente si vedrà unitamente all'amministrazione comunale, si valuterà cosa fare, ma diciamo quantomeno abbiamo inserito tutte le premesse perché la rimozione, l'apertura fosse il minimo, come dicevo prima, la minima asportazione possibile di materia. Certo, volendo, e qui parlo come architetto, ma parlo proprio a titolo puramente personale, e sicuramente l'elemento, la sottolineatura, non solo nella pavimentazione della quattrocentesca, ma anche la volontà di collocare questa lapide tratta appunto ai primi dell'Ottocento con la demolizione della chiesa di San Francesco, porla lì, dà comunque una lega sicuramente al personaggio storico con l'elemento più di punta dell'intera Malatestiana, che è quella che è la sala. Quindi ovviamente saranno le votazioni del dove resti eccetera, però da un punto di vista potrei dire simbolico, beh, sicuramente almeno per quanto riguarda la lapide eccetera dovrebbe o dovremmo considerare anche questo aspetto, proprio un aspetto proprio del simbolo, della presenza che quasi accompagna ricorrentemente con queste formelle che lungo il passaggio ritmicamente ci ricordano questa dedicazione, e che quindi nella parte finale del percorso vedevano la conclusione della lapide che era arrivata. Quindi ecco, vedremo qualsiasi approfondimento con l'amministrazione, col sindaco eccetera, però credo che anche questo adesso sia un elemento importante per la biblioteca e per quella, per la Malatestiana tutta e per quella sala. Forse mi sono spiegato, cioè, in questi mesi passeranno da oggi fino a qualche riferimento in più degli esami che vanno fatti. Nell'aula di tutti cosa succede? Sarà aperto al pubblico? Sarà così? Sarà chiuso? Vi mettete all'apice sotto? Qui forse la direttrice o l'assessore. L'aula dei tutti comunque è rimasta aperta sempre, anche durante questi giorni. Sicuramente la lapide, non so in che tempi, ma cosa con la sovrintendenza verrà ricollocata, i resti in questo momento sono in cassaforte, questa è la situazione. Due domande semplici. Nelle fonti del 1800 si citava Nostra Pianimani, quando se magari più può essere venuto. L'altra, se non dovesse essere Malatesta, dove lo mettiamo?
Allora, le fonti dell'Ottocento sono variegate, alcune sono molto parche di notizie, ma comunque ben documentate, e quanto noi abbiamo trovato oggi conferma quanto era detto all'epoca. Chiaramente non venivano citate all'epoca ossa animali, questo no, questa è una scoperta che abbiamo fatto. La fonte più articolata e ricca di informazioni è l'Andreini, il quale però è, insomma, diciamo, quantomeno discutibile, ecco, aggiunge elementi alquanto favolistici, ecco. Questo è un po' il discorso. Quali sono, scusi? Ma si parla di uno scheletro completo, perfettamente conservato, che al contatto con l'aria si sarebbe dissolto nelle sue parti molli, ma però sarebbe rimasto lo scheletro intero. Si trovano già documenti dell'epoca in cui si dice che lo scheletro era essenzialmente frammentato e si trattava degli arti inferiori e poco altro. Quindi questo è un aspetto interessante, ma insomma non è una situazione solamente Cesenate. Stavo studiando a Bologna anche il cranio presunto di Atalarico, anche lì, insomma, gli elementi favolistici sono tantissimi. Poi dopo è interessante notare un altro aspetto a livello del 1800, che tantissimi resti venivano trovati in contesti di scavo dove si riteneva che grandi personaggi del passato fossero stati sepolti. Pensi al cranio cosiddetto di Sofocle, fu trovato nel luogo di sepoltura di Sofocle, però fu studiato già all'epoca. La cosa fu ridicolizzata. A Roma, presso il Museo dell'Arte Sanitaria, è custodito il cranio cosiddetto di Plinio il Vecchio. Già ai primi del Novecento la cosa faceva sorridere in tanti nel mondo antropologico. Ad oggi uno studio completo non esiste, e sono in attesa di una risposta dal museo. Vediamo, insomma, comunque era un periodo alquanto prono alla attribuzione di personaggi di resti antichi e personaggi storici, quindi non mi stupirei. La seconda domanda è: nel caso in cui non si tratti di novello malatesta, comunque io questo lascio veramente decidere al comune, alla biblioteca, alla sovrintendenza. Le strade sono sempre due, chiaramente se non si tratta dei resti c'è il dilemma, li rimettiamo nello stesso posto. Allo stesso tempo però questi resti, anche se non del novello, ormai hanno assunto un significato storico, quindi sono lì da 200 anni. Quindi io sono dell'idea che bisogna fare una cosa più tranquilla e rapida possibile, anche perché insomma è bene che eseguito questo studio poi la biblioteca ritorni al suo ruolo storico naturale, insomma, di sede di conservazione di manoscritti di valore inestimabile. Quindi penso ogni cosa abbia il suo tempo. Il tempo della paleopatologia è durato qualche giorno, il tempo della laboratoristica sarà qualche mese, e poi vediamo, insomma. Comunque tutto è stato fatto in grande spirito di coordinazione, penso siamo tutti della stessa opinione, e penso che per Cesena questa sia stata un'esperienza importante per approfondire il proprio passato, capire anche le dinamiche storiche, politiche, perché insomma già se andate a scartabellare un po' negli archivi troverete che all'epoca la questione fu un po' complessa dal punto di vista politico. Cesena era sotto l'impero di Napoleone e all'epoca volevano fare qualcosa di importante. Quindi non vi aggiungo altro, vi rimando alla prossima conferenza presentazione, e comunque insomma possiamo concludere che quello che abbiamo studiato noi è quello che è stato lì posto nel 1811. Che cosa sia, di chi sono queste ossa, aspettiamo un po' e poi si saprà qualcosa di più. Prego. D'accordo, che siano o non siano, io propongo che si pensi al prosieguo, che non mi sembra una cosa da non scartare. Siccome presumibilmente, anche abbastanza con dati certi, la tomba dei Malatesti nella chiesa di San Francesco
si trovava presumibilmente dell'oraggio, cioè il monumento Bufalini è una delle aiuole dei Lecci, visto che si mette mano al progetto delle tre piazze, in quei 10 metri quadrati, che non credo siano di più perché possono diventare in profondità 3-4 metri, sia l'occasione di coltivare la ricerca in quella direzione, perché lì oltre Malatesta Novello c'era anche, lo racconto nelle cronache, la sepoltura di Andrea Malatesta. E Andrea è fratello di quel Pandolfo III, di cui si conosce già il DNA. E siccome all'epoca, quando si facevano le sepolture, il principale, il capostipite, lo si metteva in più profondità possibile, e questa tomba è durata nei secoli, probabilmente sono stati aggiunti altri corpi verso la superficie, progettare uno scavo scientifico in quella direzione, credo che con l'aiuto del professor Galassi e con tutta la sua equipe sia da tenere in considerazione, perché il progetto delle tre piazze ha, dal punto di vista archeologico, parecchie sorprese, perché lì c'è la tomba di Malatesta Novello, poi la chiesa di San Francesco era piena di tombe delle principali esponenti, famiglie, cittadine. Poco lontano è stato trovato il pavimento musivo che è su nel salone comunale, e non dimentichiamo che tra la chiesa di San Francesco e il palazzo del Ridotto c'era la sinagoga. Quindi scavando potremmo avere parecchie sorprese. Io mi raccomando solo che si tenga in considerazione di chiedere soldi al signor bilancio che si metta in cantiere tutte queste cose. Le considerazioni di Claudio sono sensate e confermano l'attenzione e la curiosità che si è creata tra i cesenati. Mio nonno, e non solo mio nonno, diceva facciamo un passo alla volta. Il primo passo importante lo abbiamo fatto e benissimo. Tra l'altro qui me ne sono dimenticato, vorrei ringraziare molto Elisabetta Bovero, Paolo Errani, che hanno passato molte delle ore delle ultime giornate assieme al professor Galassi e agli altri qui, Ivano Piracini, al quale si deve come sempre un lavoro di grande attenzione. Vorrei ringraziare anche la dottoressa Giampalma del nostro Bufalini, poiché avete visto dalle immagini c'è stato un pezzo di coinvolgimento delle tecnologie più moderne a fare alcuni approfondimenti. Cristian Castori, che ha curato assieme ad Elisabetta e a Paola tutta l'operazione, lo dicevo prima, Andrea D'Arte, perché l'avvio del percorso si deve al comitato scientifico. Posso a lui agli altri. Solo una cosa su questo. Quanto ai passaggi successivi, terminiamo la fase di approfondimento scientifico che è assolutamente necessaria. In questo caso siamo nelle mani migliori alle quali ci si può affidare, non solo nel nostro paese, con una valenza internazionale che il prestigio del professor Galassi conferma. Continuiamo in attesa di questi risultati il percorso di collaborazione con la sovrintendenza. Non abbiamo fatto niente che non si sia stabilito con loro, e devo questo ringraziare moltissimo, perché hanno un profondo rispetto della nostra città oltre che della sua storia. Decideremo assieme a loro appena avremo capito esattamente a chi corrispondono i resti, perché c'è una valenza storico-scientifica simile a quella della quale abbiamo ragionato sino ad ora. Nel frattempo la sala del Nuti ha continuato, l'aula del Nuti ha continuato ad essere disponibile, lo sarà naturalmente per i cesenati, per i visitatori della Malatestiana anche prossimamente, sarà in una condizione leggermente diversa, ma una fase assolutamente temporanea. Correre troppo, prevedendo già oggi dove ricollocare i resti, ci metterebbe in una condizione di non rispetto del percorso storico-scientifico che abbiamo rispettato doverosamente sino ad oggi. Claudio propone un ulteriore approfondimento, credo che sia sensato. Per fortuna abbiamo pensato a riqualificare il sistema delle piazze di fronte al Malatestiano, questo oltre a donare alla città un gruppo di spazi più adeguati alla Malatestiana di quanto non sia oggi, ci metterà anche nelle condizioni di poter fare degli approfondimenti storico-scientifici che tu stesso suggerivi. Nessuno ha pensato di poter prevedere un cantiere in questo spazio, che è certamente uno degli spazi in assoluto più preziosi della nostra città, gestito in maniera superficiale. Dall'altra parte, il rapporto con la sovrintendenza ci mette nelle condizioni, così come si è già dimostrato per altri cantieri, di fare tutto con il massimo dell'attenzione. Quindi, naturalmente, bene i suggerimenti e bene gli approfondimenti per capire quel che è successo e quel che dobbiamo fare in futuro per rispettare quel che è successo in questo spazio della città. Guarda, solo proprio un completamento dei crediti, della lista dei crediti. Mi faceva piacere ricordare in questa sede il ruolo che ha avuto Lorenzo Gasparoni, che in qualche modo ha
coperto i nostri due ambiti di attività, che sono quello conservativo con la pratica che poi si è esplicitato ultimamente anche grazie alla memoria, quindi l'intervento di restauro sul patrimonio manoscritto della Malatestiana. Sul versante della ricerca, che è uno degli altri due corpi, come dire, del problema malatestiano di cui si è fatto carico il comitato scientifico, è stato lui a suggerire in occasione della venuta del dottor Galassi, adesso non ricordo esattamente la data, ma qualche mese fa, forse l'estate scorsa, un anno fa circa, a suggerire questa pista di ricerca che noi abbiamo ben volentieri sposato, sponsorizzato. E mi piace ricordare anche che questo abboccamento, uno dei primi abboccamenti con la soprintendenza, non è merito mio, ma di Marino Mengozzi, che è il vicepresidente del comitato scientifico, i primi contatti sono stati tenuti da te. Qui abbiamo completato l'elenco dei crediti. Aggiungo anche i ringraziamenti alla mia collaboratrice dell'Università di Catania, la dottoressa Varotto, che ha studiato in maniera approfondita la vostra. In questi due o tre giorni il dottore ha citato poi i prossimi passi, ma per arrivare a queste prime informazioni, come ha fatto? No, insomma, se strumenti particolari sono stati usati? Questa prima serie di dati che vi ho presentato oggi si ricavano da uno studio preliminare delle ossa, quindi analizzandole visivamente, prendendo misurazioni accurate, abbiamo catalogato tutto, suddiviso le ossa in base alla regione anatomica, abbiamo fotografato il tutto e effettuato microcampionamenti, ossia prelevato minime quantità di tessuto che verranno poi studiate. Ecco, cosa molto interessante, perché mi aspetto questa domanda in un futuro: ma se servisse nuovo tessuto da analizzare, riaprite un'altra volta? No, abbiamo preso il tessuto anche nell'eventualità che ulteriori analisi possano essere necessarie. Quindi una volta richiusa la tomba non verrà più aperta, quindi siamo già a posto anche da quel punto di vista. Per quanto riguarda i risultati, dunque, un'analisi un po' più dettagliata di quanto abbiamo raccolto questi giorni, diciamo una settimana, 10 giorni, ma dubito insomma che ci porti a elementi diversi o molto più approfonditi di quanto vi ho già presentato. Per quanto riguarda il radiocarbonio, sui resti mortali, non su tutti i resti, da 1 a 3 mesi, però queste cose dipendono anche da quanto sono congestionati i laboratori, perché non eseguono analisi su un singolo campione, ma su una serie di campioni da varie strutture scavi archeologici. Quindi insomma, direi che se per l'attacco a primavera, inizio estate, abbiamo concluso lo studio, poi lo studio verrà coagulato in un lavoro scientifico che verrà appunto spedito a qualche rivista scientifica. I tempi di accettazione sono quelli della peer review, perché chiaramente si tratta di lavori su riviste serie che vengono appunto sottoposti ad un rigido controllo scientifico, non si tratta di pubblicazioni insomma divulgative eccetera, insomma. Quindi direi che se per la fine dell'anno finiamo tutto, siamo a tempi quasi di record, perché ci sono stati tanti studi in Italia, in giro per il mondo, iniziati, ancora in corso. Pensiamo al Federico da Montefeltro, che ho presentato qui l'anno scorso, adesso è uscito un lavoro, nuovi studi sono in fase di scrittura e pubblicazione, ma il corpo fu riesumato nel 2000, quindi sono passati 18 anni. Io credo che qui per l'anno 2018 il caso delle presunte spoglie sarà chiuso. Poi a quel punto magari il prof. Iva avrà la sua occasione per approfondire le analisi. E un aspetto interessante, se io lancio qui la proposta al comune di Cesena, se vuole dialogare col comune di Rimini, con la curia di Rimini, e magari di estendere il progetto anche alle spoglie
di Sigismondo Pandolfo Malatesta, la cui attribuzione è certa nel Duomo di Rimini. Lo scheletro fu studiato molto bene ai primi del Novecento dal grande antropologo Giuseppe Sergi, ma all'epoca le tecniche erano chiaramente molto rudimentari rispetto a quelle moderne. Quindi quella sarebbe una cosa molto interessante, anche per non far vedere che è solo una cosa cesenata, ma una cosa che riguarda l'intero territorio, l'antico territorio dei Malatesta. Va bene, insomma, direi che questo... L'ultima domanda, professore, per quello che riguarda l'analisi del radio carbonio, di quanta differenza di anni possiamo essere precisi? Ma no, ma lì a noi interessa chiaramente, non avremo mai una data fra il 1450 e il 1470, quindi diciamo è proprio quel periodo. No, noi vogliamo identificare il secolo in cui questo individuo visse. Questa è la cosa che noi vogliamo identificare. Se il periodo è più o meno compatibile, quindi 1400, prima metà del 1500, allora in quel caso possiamo dire che l'individuo probabilmente visse, grosso modo, quando visse Novello Malatesta. Nel momento in cui avessimo un risultato 1600-1700, allora a quel punto il caso sarebbe chiuso, non sarebbe più una questione di Novello Malatesta, ma una questione di approfondimento archeologico e bioarcheologico su questi resti mortali, e quindi a quel punto si chiude un capitolo, se ne apre un altro. Prego. No. Ah no, ha fatto un segno. Invece il DNA è quasi impossibile. Allora, il DNA è una questione complessa. La certezza non ci sta mai. Perché se la certezza? Se viene fuori dal radio carbonio, sì, che è un individuo del 1400, sì, potete solamente dire che era una persona che aveva vissuto nel periodo in cui aveva vissuto nella Casa Novella. Sì. E quindi vi rimangono solo comunque le fonti del 1800 per poter dire... Beh, adesso un po' più... insieme un po' tutto, sì, mette, che allora, sia lui, cioè con no, fonti... Allora, quindi, mettendo assieme un dire, po'... Per capire, cioè, sì, professore, una certezza... No, la certezza potrebbe esserci, c'è una possibilità. Qualora tutto il quadro ci porti a pensare che questo individuo è vissuto in quel periodo, abbiamo le fonti storiche, abbiamo dati antropometrici ed antropologici che non ci fanno dire, per esempio, si tratta di una donna, ecco, per intenderci. Abbiamo delle calzature dell'epoca, a quel punto sarebbe necessario l'esame del DNA, il quale però non è semplice per una serie di motivi. Intanto il DNA antico tende a frammentarsi nel corso del tempo, quindi non è detto che ve ne sia sufficienza. E occorrerebbero dei denti, cosa che noi non abbiamo qui. Abbiamo la fortuna di avere una porzione di cranio entro cui spesso viene recuperato DNA antico, viene usato appunto dai paleogenetisti. Però non è detto che ve ne sia in quantità sufficiente, e comunque non basta, perché poi serve un campione di un parente di questo Malatesta Novello, che si tratterebbe quindi del padre o del fratello. Il fratello va riesumato. Pandolfo Malatesta è già stato riesumato, bisogna verificare, mi sto già attivando, se sono stati conservati dall'Università di Pisa alcuni campioni di tessuto. Io però adesso non mi sentirei, insomma, di andare così tanto in là. Cioè, ragioniamo, se si tratta di Sigismondo Pandolfo l'attribuzione è certa. Allora lì si può fare un'analisi più approfondita di un aspetto specifico. Qui noi fino a 4-5 giorni fa non sapevamo manco se ci fosse qualcosa dietro la lapide o sotto il pavimento. Quindi abbiamo già fatto molto in 4 giorni. Adesso andiamo avanti, approfondiamo e quindi chiarificheremo quello che è stato un importante passaggio storico. Poi dire se questi resti sono di Malatesta Novello lo potremo fare, ma non è così semplice. Quindi in paleopatologia, in bioarcheologia, la certezza matematica non la sia mai, perché chiaramente ci troviamo di fronte a resti parziali, frammentari. Bisogna costruire un quadro e vedere se è compatibile con quello che stiamo cercando. Se mi chiede la mia opinione personale, io le posso dire che quanto abbiamo fatto oggi ci conferma che i resti lì presenti sono quelli posti i primi dell'Ottocento.
Ad oggi non mi sento, da quanto ho fatto, di escludere che siano quelli di Novello. Allo stesso tempo non me la sento di dire sono i suoi, anzi ho qualche dubbio, perché mi sarei aspettato di trovare le tracce dell'artrosi nei piedi come tipiche di una persona dell'epoca sui 50 anni. Questo sembra un individuo più giovane. Ecco. Aspettiamo il radiocarbonio e poi vediamo come procede, insomma. Io non mi stupirei se resti non del Malatesta Novello fossero stati posti in quel periodo, non sarebbe il primo caso del genere in cui mi imbatto. Non lo so, vediamo un po' come procedere, ma credo non bisogna correre troppo, insomma, come diceva anche il sindaco prima. Andiamo un passo alla volta. Ecco, un'altra domanda invece. Se possiamo determinare, se non si tratta di Malatesta Novello, a chi appartengono, e questo glielo dico già. Un'ultima cosa, al di là della prima indagine visiva che avete fatto, al Bufalini invece che tipo di controllo indagine? Al Bufalini abbiamo eseguito un attack, e ringrazio il sindaco per aver permesso questo studio, una giornata come la domenica, ha portato via poco tempo. Abbiamo acquisito immagini delle ossa meglio conservate, in particolare ci interessava verificare la periostite, l'infezione dello strato superficiale dell'osso, che quindi abbiamo confermato anche all'attac vedendo un ispessimento della corticale, che è lo strato appunto esterno dell'osso. Anche lì la periostite è una malattia molto diffusa, in passato lo era molto. Novello Malatesta, da quanto le fonti ci raccontano, potrebbe aver sofferto di una periostite, ma insomma, non è chiaramente l'unico paziente affetto da periostite. Quindi, se noi studiamo le fonti storiche, vediamo un po' quello che è stata la ricognizione, il ritrovamento dei resti, tutto convince poco. Io ascolto anche le argomentazioni del professor Viva. Se sulla base della documentazione storica noi dovessimo dire si tratta di Malatesta Novello, il caso farebbe acqua da tutte le parti. Ora stiamo avanzando nella direzione di uno studio approfondito. Ad oggi, che quanto è stato posto lì 200 anni fa è quello, poi andiamo avanti, però cioè non si possono fare cose ambendo ad un risultato. Il risultato a cui io ambisco è chiarire quelli che sono i dati, non cerchiamo a tutti i costi di dire è Malatesta Novello. Se Malatesta Novello invece è ancora sepolto nella piazza, allora ci pensiamo poi. Grazie.